Buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere qui stasera. So che è lunedì e quindi siete qua proprio perché volevate esserci, per cui insomma lunedì alle 18 e mi fa piacere, insomma siete in tanti e sono un po' emozionata, non lo nascondo. Grazie di essere qui alla prima serata della quarta edizione di Autori in Panchina, questa scommessa che è cominciata 4 anni fa grazie alla richiesta del sindaco Walter, e è stato tutto un divenire e un crescere, quindi noi siamo molto contenti. Siamo qui stasera per assistere in primo luogo a un monologo fatto da Federico Faloppa, che è il nostro autore, primo ospite, ed è un professore di italiano di sociolinguistica all'Università Reading. E che dire, io lascio la parola alle parole. Grazie. E grazie davvero per ora. Grazie davvero, grazie Silvia per la tua generosissima non soltanto presentazione, ma ospitalità e capacità di mettere insieme le persone, i temi, le idee. Grazie al sindaco, grazie al comune, grazie al teatro che ci ospita stasera, grazie a tutti voi che siete qui. Come ha detto Silvia, avete scelto di essere qui e non a prendere il sole magari con un aperitivo in mano. Grazie. Io vi ringrazio già allora, fin d'ora. Silvia ha detto che insegna, effettivamente sono un insegnante, un professore universitario in Inghilterra, in un'università, sono lì da tanti anni, e da tanti anni mi occupo di linguaggio, anzi, è il mio mestiere. E quello che provo a fare stasera è raccontarvi un pezzo del mio lavoro. Quando mi è stato chiesto nel 2022, anzi, è ancora il 21, dall'Ampi di Bolzano di scrivere un testo per la giornata della memoria del 22, così contestualizzo quello che stiamo per fare, io pensai, beh, sì, posso fare qualcosa sulle parole dell'odio, mi occupo molto di questo, di linguaggi di discriminazione, però tentai di fare qualcos'altro, tentai di fare una specie di racconto, appunto una specie di monologo, un testo che volevo condividere con chi ne ascoltava, e per la giornata della memoria, 27 gennaio 2022, preparare questo testo qui, che poi venne pubblicato in un libro che tra l'altro, grazie a Silvia, trovate anche all'ingresso della sala. Questa sera provo a raccontarvi questo tema, come vedete dal titolo, la farmacia del linguaggio, poi vedremo perché farmacia, parole che feriscono, parole che curano. E provo a darvi degli spunti, chiaramente non è un racconto esaustivo, sono degli spunti, delle idee, le raccogliamo, poi vediamo cosa farne, magari anche dopo. Però, fin d'ora vi ringrazio, non sono un attore, sono un insegnante, quindi è probabile che la mia dizione, la mia lettura possa essere anche imperfetta, ma questo fa parte del gioco. Mi metto in gioco io e chiedo a voi di avere pazienza e insieme a me di mettervi in gioco ascoltando questo testo e cercando di seguire la chiave che ho provato a dare. Allora, partiamo. Un altro è infame da giustiziare. È necessario il piombo. Devi morire. O ancora. Lo impalerei in pubblica piazza. Ti veniamo a prendere. Vedremo questo anche te con il cappio al collo. Sono alcuni dei messaggi postati su Telegram nell'autunno del 2021, all'indirizzo di chi si esprimeva, allora, a favore del vaccino anti-Covid. Queste invece, le parole pubblicate sul profilo Facebook, e poi cancellate, dal vice sindaco di un piccolo comune della Sardegna, poche settimane dopo quello che vi ho appena detto. Ho deciso, dice il vice sindaco, anzi lo pubblica, che comincerò a pregare Dio affinché tutti quelli che non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19 muoiano velocemente, contagiando, prima di morire, gli ottusi come loro, così da accelerare la selezione naturale. Due esempi, questi qui, i primi e questo secondo, di linguaggio violento, aggressivo, linguaggio d'odio, su un tema che ci ha riguardato tutte e tutti. Due esempi di un linguaggio sempre più diffuso, soprattutto nei social. Un linguaggio virale e viralizzato. E non è un caso che da qualche anno si faccia ricorso alla metafora del virus dell'odio, usata perfino dal Presidente della Repubblica Mattarella, il 27 gennaio del 2020, quando, durante la giornata della memoria, allora,
richiamò il paese al dovere di debellare il virus dell'odio e della discriminazione. D'altronde, solo una manciata di settimane prima dell'intervento in Mattarella di questo qui, questo tipo di linguaggio era arrivato nelle case di milioni di persone in prima serata. Il 25 novembre del 2019, su Rai 2, il cantante Tiziano Ferro, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa, recita, guardando fisso la telecamera, perciò tutti gli spettatori e le spettatrici, il monologo Le parole hanno un peso. Mani in tasca, voce ferma, concentrato, con tono e volumi crescenti, elenca una lista di insulti da lui ricevuti negli ultimi anni, con tutta la carica di offesa e violenza che essi portano con sé. Ma lo ascoltiamo direttamente da lui. Ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso. Grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, corruto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Le parole hanno un peso. Nella vita e sugli schermi. E per carità, smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo. Quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque e i livelli. Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo. L'apologia dell'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è. Quindi, bulli e odiatori italiani, tranquilli, siete liberi. Io intanto aspetto tempi migliori, nei quali le parole, magari un giorno, avranno un peso. Ecco, abbiamo sentito la Tiziano Ferro. Scusate, devo ritornare alla presentazione. Perfetto, eh? Perfetto sentirlo, ascoltarlo dalla sua voce poi, con quella violenza. Il cantante, che avete sentito, recita il suo monologo, il monologo proprio il 25 di novembre, la giornata internazionale della violenza la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel 2019, cioè in quell'anno, dedicata in particolare al contrasto di espressioni d'odio per motivi di genere e orientamento sessuale. Il pubblico in sala non fiata, l'avete visto, l'avete sentito durante la lettura, durante la recitazione, ma poi esplode in un applauso fragoroso. Abbiamo appena intuito, come per liberarsi da un peso, il peso appunto delle parole. Fu quella una catarsi televisiva, che tuttavia fu un breve, ne sarebbe potuta bastare. Per un caso di denuncia che sale alla ribalta, anche grazie alla notorietà di chi se ne fa portavoce, come lui, moltissimi altri restano nell'ombra. Per una persona che denuncia, molte, troppe, non possono né vogliono denunciare. Eppure sono vere e proprie parole d'odio quelle che abbiamo ascoltato e quelle che in tante e tanti subiscono. Parole che discriminano, incitano al disprezzo, feriscono profondamente chi se le sente indirizzare. Sono parole odiose che provocano dolore perché disprezzative ormai quasi per definizione. Sono le parole peggiori che si possono usare verso una persona, un gruppo di persone. Vogliono esplicitamente offendere, far male, deumanizzare, umiliare, ridurre al silenzio. Vi sono però molte altre parole, non necessariamente spregiative per definizione, che a seconda del contesto possono diventare, così le chiamava il linguista Tullio De Mauro, parole preferite. Si tratta di una vasta categoria di termini che non sono né insulti in sé, né riconducibili necessariamente a stereotipi etnici o sociali,
oppure a caratteristiche fisiche, morali, comportamentali, ma che in alcuni ambiti possono risultare decisamente offensivi. Ce ne sono a decine, pensateci, no? Nella lingua italiana, e ne cito alcuni a caso: bottegaio, insetto, lucciola, pescivendolo, pidocchio, rifiuto, scarafaggio, topo, verme, eccetera, eccetera. Compongono tutte queste parole preferite un lessico ricco in continua evoluzione. Nel barometro dell'odio, sessismo da tastiera, una ricerca promossa da Amnesty International nel 2020, una ricerca che analizzava migliaia di tweet di personaggi politici e di influencer, trovammo, io feci parte del gruppo che analizzò i dati, ad esempio dei termini e delle locuzioni in fase di consolidamento, ma anche delle novità che non ci aspettavamo. C'erano gli onnipresenti buonista e buonismo, buonista del cazzo, buonismo di merda, l'attempato sinistroide usato come insulto, gli ormai consolidati radical chic, professore, intellettuale, sempre usati come insulti. Proprio all'immagine dell'intellettuale parassita si affiancava prepotentemente anche quella della zecca, un insulto che negli ultimi anni, fateci caso, ha trovato un posto di rilievo nel linguaggio d'odio. Zecca di sinistra, covo di zecche, zecca parassita, zecca rossa. Quest'ultima espressione, in particolare, si era talmente affermata nel 2020 da essere diventata nel giro di pochi mesi sinonimo della zecca rossa per antonomasia, l'attivista e comandante di nave Carola Rackete, uno dei maggiori bersagli di discorso d'odio del 2019. Ma oltre, vediamo se, ecco, qui ce n'è un esempio, ma oltre a zecca si trovava anche scimmia, usato tanto a sinistra quanto a destra come epiteto deumanizzante per l'altro, attingendo un repertorio coloniale espressamente razzista. Scusate. Altrettanto deumanizzante era zoccola, al pari di vacca, così come, a proposito di sessismo, cozza, cessa, vecchia, termini utilizzati non solo per insultare, ma anche in quanto attacchi alla persona fisica, per denigrare una donna, in quanto donna, a livello personale, invece che contrastarla sul piano delle idee. L'analisi dei dati del barometro dell'odio di questa ricerca forni materiali molto interessanti anche sui toni usati. Cazzo dici? Ma va a cagare, va fanatica, aringa secca. Quindi un surplus, no? di odio, di veemenza. Espressioni queste tutte rivolte a esponenti politiche donne. Si assisteva inoltre a due tendenze in crescita negli ultimi anni. Il cosiddetto, in inglese, victim blaming, cioè te la sei cercata, è colpa tua. E un rovesciamento dei ruoli, per cui molti di coloro che producevano parole d'odio attribuivano ai loro bersagli la causa e l'acuirsi del fenomeno. Gli odiatori, e anche le odiatrici, insomma, accusavano le vittime di essere loro, le vittime, i veri odiatori. L'odio l'avete inventato voi, gli unici che diffondono idee d'odio siete voi. Ecco chi diffonde davvero l'odio oggi. Siete voi che odiate l'Italia e gli italiani, dicevano gli odiatori alle loro vittime. Nell'analizzare questa tendenza, paradigmatico mi era apparso allora un commento su Facebook del senatore Simone Pillon, che pure nei suoi canali social non mancava mai di aizzare i suoi follower contro le persone LGBTQ+. E questo era il commento. Lo leggiamo? Quanto sono tristi, scriveva Simone Pillon, che peccato vedere gente senza ideali che porta avanti solo cattiveria, provocazioni, insulti e blasfemie disgustose. Sarebbero loro i combattenti contro l'odio? Ma guardatevi allo specchio, ragazzi. Cioè, lui sopillava, ma poi diceva, no, è colpa vostra, non è colpa mia. Da parte di chi, come Pillon, tentava di rigirare la frittata del discorso d'odio, noi? No, siete voi. Si assisteva così alla costruzione di una catena di senso che dal rovesciamento arrivava perfino alla negazione del fenomeno, passando da l'odio contro la senatrice Segre, ve lo siete inventato voi, a ma davvero il problema è l'odio? Ma dai, ma quale odio? La negazione. Già, quale odio? Una definizione universale di odio non esiste, come si fa notare, tra l'altro, Milena Santerini,
in un bel libro, che è possibile, Labirinto Stile. Ogni disciplina, dall'antropologia alla psicologia, dalle neuroscienze alla pedagogia, ne propone una diversa di definizione, a seconda del punto di vista. Né, tantomeno, esiste una definizione universale di discorsi d'odio. Esistono, tuttavia, dei tentativi di definizione di discorsi d'odio. Per esempio, quello incluso nella nuova raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri, che, insieme a una quindicina di esperti ed esperte, ho contribuito anch'io stesso a scrivere, e che è stata adottata da 45 paesi del Consiglio d'Europa nel maggio del 2022. In questa raccomandazione, ovviamente per contrastare i discorsi d'odio, per discorso d'odio si intendono, e l'abbiamo qui, scusate, tutti i tipi, leggo, di espressione che sollecitano, promuovono, diffondono o giustificano la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o che denigrano, a causa delle loro caratteristiche personali areali o attribuite, o del loro status, quali razza, tra virgolette, colore, lingua, religione, nazionalità, origine nazionale o etnica, età, disabilità, sesso, identità di genere e orientamento sessuale. Lo potete leggere. Ci sono poi definizioni più composite, come quella fornita dalla cosiddetta piramide dell'odio, che cercano di mettere in relazione gli stereotipi con le discriminazioni, il linguaggio violento con le aggressioni fisiche, in questo caso, come nella piramide dell'odio, anche attraverso una visualizzazione che ci aiuti a comprendere i diversi livelli e i passaggi, che in un crescendo, seppur molto schematizzato, ci fanno vedere l'aumentare dell'intenzionalità e delle conseguenze dei discorsi d'odio. Infatti, come vedete, da una base della piramide costituita da pregiudizio e stereotipi a una punta della piramide che arriva fino al genocidio, passando per la normalizzazione e l'istituzionalizzazione di pratiche e discorsi discriminatori. Ci sono inoltre delle definizioni che, invece di concentrarsi sulla forma di espressione e sui motivi delle discriminazioni, ci invitano a riflettere sulle dinamiche di relazione e di potere tra chi produce discorsi d'odio e chi li subisce. Quindi sulla cosiddetta, come viene chiamata dai linguisti, ingiustizia discorsiva, quel particolare fenomeno comunicativo secondo cui, per citare la linguista Claudia Bianchi, persone che appartengono a gruppi sociali oppressi vedono la possibilità di far presa sulla realtà con le loro parole, non soltanto indebolita, ma a volte del tutto annullata. Cosa che può avvenire, spiega ancora Claudia Bianchi, quando, ad esempio, appartenenti a minoranze etniche asseriscono che certe dichiarazioni e azioni sono razziste nei loro confronti, ma le loro affermazioni, anziché essere discusse sul piano delle ragioni, vengono accolte e interpretate come «ma dai, no, non esagerare», come reazioni soggettive, semplici manifestazioni di disagio o addirittura di isteria, espressioni di stato d'animo personale. E cioè, se una minoranza dice «ho subito questo», «no, ma non esagerare, non sarà così grave». No? Ingiustizia discorsiva. Non c'è lo stesso spazio discorsivo per esprimere quel disagio rispetto a quello che ha la maggioranza. E quindi questi stati d'animo, queste dichiarazioni, queste espressioni non sono degne, secondo la maggioranza, di appartenere a una discussione razionale o di essere prese sul serio, in considerazione. Qui, come avete intuito, non contano tanto le parole, il lessico, no? Quanto lo spazio pubblico che viene negato al discorso dell'altro. E lo scopo che si prefigge chi produce e diffonde discorsi d'odio, quello di isolare, escludere e silenziare gli altri. Infine c'è chi dice che ogni definizione è comunque formulata per difetto, che il problema, semmai, è la salvaguardia della libertà di espressione, non la definizione dei suoi limiti. O c'è ancora chi dice, ma dai, tanto rumore per nulla, si è sempre fatto così, si è sempre ricorsi alle ingiurie, alle offese, no? Gli insulti sono sempre esistiti, che sarà mai? Perché farsene un problema proprio adesso? Eh già, perché? Come spiega il linguista Filippo Domaneschi, in un bel libro che vi consiglio di nuovo, gli insulti sono in effetti una risorsa evolutiva, sul piano cognitivo e relazionale. Ritualizzano, cioè, l'aggressività, portando il conflitto dal piano materiale della violenza fisica al piano simbolico della violenza verbale. Secondo Domaneschi, sarebbe proprio grazie agli insulti che abbiamo smesso come specie
di tirarci le pietre alle lance, al punto che, diceva Freud, il primo umano che scagliò un insulto al posto di una pietra fu il fondatore della civiltà. E certo gli insulti sono e sono stati anche una risorsa sociale, narrativa, letteraria, espressiva, da Omero in poi. L'invettiva è sempre stata considerata, vista come una tecnica sopraffina, dal Plauto delle commedie, al Cicerone delle orazioni, all'Apuleio dell'Apologia, in cui l'autore delle Metamorfosi non le manda certo a dire a tale Rufino che lo accusava di aver praticato la magia per plagiare una ricca vedova. E allora Apuleio si difende così, attaccando questo Rufino. Sentite cosa dice Apuleio: egli è l'appalcatore di tutte le liti, l'inventore di tutte le falsità, l'architetto di tutte le simulazioni, il seminario di tutte le malefatte. Ed è sempre lui il ricettacolo delle libidini e delle trappole, la tana dei vizi, il bordello, eccetera, eccetera. Cioè, Apuleio non le mandava a dire, voglio dire, l'invettiva, no? Usata anche come difesa nella letteratura latina. Dal Dante della Commedia allo Shakespeare dei drammi storici, o anche alla Rabelais del Gargantua, autori e autrici di ogni epoca si sono sempre misurati con un alfabeto convenzionale dell'ingiuria, citando Borges, e hanno sempre attinto ad esso. E un altro scrittore, tuttavia, a metterci in guardia circa i limiti e le regole di questo alfabeto. Nel suo articolo C'è parolaccia e parolaccia, pubblicato sul Corriere della Sera il 12 febbraio del 1978, Italo Calvino esaltava l'uso di parolacce e ingiurie come riserva di creatività, immaginazione, espressività, note musicali, diceva lui, per creare un determinato effetto nella partitura del discorso. Ma questo uso, scriveva però Calvino, implica una speciale orchestrazione. Altrimenti la forza espressiva si ottunge, si logora, si spreca. E implica questo uso consapevolezza del potenziale di rottura di queste parole, del loro valore di tabù, del loro alone, diceva lui, sacrale. Questo uso chiama in causa la parsimonia, l'accortezza, la competenza, se si vuole ottenere un minimo effetto di significato. E soprattutto, diceva ancora Calvino, richiede sensibilità, comprensione del contesto sociale e comunicativo. L'uso di parole oscene e di ingiurie in un contesto pubblico e politico, se non calibrato, diceva Calvino, diventa infatti inutile forzatura, sbaraccamento, offesa del proprio ruolo e dell'intelligenza di chi ascolta. Anche pigro conformismo. E così concludeva Calvino il suo ragionamento, lo vedete alle mie spalle. Credo poco alla virtù del parlare francamente. Molto spesso ciò vuol dire affidarsi alle abitudini più facili, alla pigrizia mentale, alla fiacchezza delle espressioni banali. E solo nella parola che indica uno sforzo di ripensare le cose si può riconoscere l'avvio di un processo liberatorio generale. Ecco la chiave, forse, no? Ci suggerisce Calvino. Il processo liberatorio passa non dall'omologazione verso il basso, ma attraverso una piena consapevolezza linguistica, attraverso la responsabilità nell'uso delle parole, la constatazione delle potenzialità delle parole, ma anche dei loro limiti, della loro ricezione da parte di chi l'ascolta e dei contesti d'uso. Se guardiamo all'oggi, invece, e qui non è più Calvino, sono io, l'impressione non è solo che si insulti con eccessiva facilità, frequentemente e gratuitamente, fuori da ogni alfabeto, ma che via social, soprattutto, si ricorre all'insulto come unica possibilità, come un normale oggetto contundente gettato verso le persone, persone che tra l'altro neppure si conoscono spesso, senza riflettere troppo sul linguaggio e sui contesti, evitando gli argomenti per accontentarsi degli slogan e usando le male parole come unica soluzione, rifiutando il confronto per ridursi allo scontro. E questo fenomeno oggi, se ci fate caso, appare tanto più preoccupante non solo quanto più ferisce chi lo subisce, e già questo basterebbe a contrastarlo con fermezza, a contrastare la violenza e i traumi che può causare, ma anche quanto più diventa cifra predominante nella comunicazione non solo privata ma anche pubblica, minando quindi nella comunicazione pubblica le relazioni, l'etica del dibattito e anche la tenuta morale del tessuto civile. Ma c'è di più, c'è dell'altro, almeno secondo me. C'è la storia. Perché non tutte le parole, non tutte le ingiurie, non tutte le offese sono uguali.
Nel suo saggio Il miracolo vuoto del 1959, George Steiner, studioso di letteratura, ebreo scampato alla Shoah, scriveva: tutto dimentica, ma non una lingua. Quando è stata immessa in essa nella lingua la falsità, solo la verità più drastica può purificarla. Steiner, evidentemente, 1959, si riferiva qui alla lingua della Germania postbellica e si rammaricava che questo processo di verità, di trasparenza da lui auspicato, non fosse ancora avvenuto. Che la lingua tedesca, invece, allora, fosse ancora caratterizzata, secondo lui, dalla dissimulazione, da una certa dimenticanza. Ciò non aveva a che fare solo con la lingua in sé, ma con il modo in cui questa lingua formava il pensiero, l'azione delle persone, con lo stretto rapporto tra la lingua e la manipolazione del discorso pubblico. Prima di lui, questo campanello d'allarme lo aveva fatto suonare in una Germania che non riusciva ancora a scrollarsi di dosso il peso della sua storia più recente, anche lo scrittore e futuro premio Nobel Erich Böll, in occasione di un discorso pubblico tenuto nel 1958. Ammonendo sul potere delle parole e sulla grande responsabilità che dovrebbe avere chi le usa, le parole, soprattutto in pubblico, Böll dice, e notate con quanta passione e veemenza lo fa. E qui c'è il testo. Lo leggo. Chi pratica le parole diventa, quanto più dura tale pratica, sempre più pensoso, perché costretto a rendersi conto di quanto siano equivoche le parole nel nostro mondo. Appena si siano pronunciate o scritte, ecco che si trasformano, addossandolo a chi le ha scritte o pronunciate, in una responsabilità che solo raramente gli è in grado di portare. Chi scrive o pronuncia la parola pane, diceva, guardate l'esempio, non è pregnante, non sa che cosa ha fatto. Si sono combattute guerre per questa parola. Essa ha provocato omicidi, porta in sé una eredità formidabile, e chi la scrive dovrebbe sapere quale eredità porta e di che metamorfosi sia capace. Se noi, diceva Böll, 1958, consapevoli dell'eredità insita in ogni parola, esaminassimo i nostri vocabolari, studiassimo questo catalogo della nostra ricchezza, scopriremmo che dietro ogni parola si nasconde un mondo, e chi pratica le parole, come fa chiunque redige una notizia giornalistica, o mette su carta il verso di una poesia, dovrebbe sapere che mette in moto dei mondi, che scatena delle forze polivalenti. Quello che può consolare uno può ferire a morte un altro. Le parole fanno effetto, diciamo bene. Lo sappiamo, lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, Germania 1958. Le parole possono istigare la guerra, possono scatenarla. Non sempre sono le parole a ristabilire la pace. La parola, notate questo passaggio, lasciata in balia del demagogo senza coscienza, del tattico puro, dell'opportunista, può essere causa di morte per milioni di persone. Un gruppo di concittadini classificabili a piacere può essere votato alla distruzione grazie alle parole. Basta che dica una sola parola, 1958, ebreo. Domani può essere un'altra parola, ateo, la parola cristiano, la parola comunista. La frase "se le parole potessero uccidere" è ormai passata dall'ipotetico all'indicativo. Le parole possono uccidere, diceva Böll, ed è solo un problema di coscienza se si debba lasciare slittare il linguaggio nella sfera in cui diventa assassino. Forte, Germania 1958, ma stiamo sempre in Germania. Sul rapporto tra verità, lingua, manipolazione e peso delle parole aveva riflettuto ampiamente anche il filologo Victor Klemperer. Classe 1881, ebreo convertito al protestantesimo nella Berlino degli anni 30 e quindi scampato ai campi di sterminio, suo malgrado osservatore attento dell'ascesa del nazismo, Klemperer si accorge che fra le tante forme assunte dal potere e in modo sistematico dal potere nazista, una è proprio la distruzione della lingua, o meglio, l'occupazione della lingua. Gradualmente, ma con un processo che sembra naturale e inarrestabile, osserva Klemperer, la lingua tedesca subisce come una conversione all'ideologia del nazionalsocialismo, un processo minuzioso e non dichiarato, un'occupazione lenta che si compie con le parole prima ancora che con le armi. Le espressioni vengono allontanate dal loro significato originario e costrette ad assumere significati distorti, che tuttavia nel tempo diventano oggettivi, si naturalizzano, fanno diventare fanatica l'opinione pubblica e deumanizzano il bersaglio di quelle parole. Questo tipo di manipolazione è sottile ma molto efficace perché non coinvolge solo il lessico,
diceva Klemperer, ma l'intera struttura del linguaggio, la semantica e la morfologia, le relazioni tra le parole e la sintassi, la retorica. Per questo questa manipolazione è così minacciosa, perché si articola in profondità, si consolida nella sua efficacia, si mimetizza, si naturalizza, riuscendo a intaccare la stessa funzione del linguaggio. Stacco. Sulla funzione del linguaggio faccio una digressione, che però spero possa essere utile a quello che stiamo cercando di raccontare stasera. Nel romanzo La settima funzione del linguaggio, a cui Klemperer, ho dimenticato di farvelo vedere, eccolo qui, Victor Klemperer. Nel romanzo La settima funzione del linguaggio, del 2015, lo scrittore francese Laurent Binet immagina un complotto che vede al centro a Roland Barthes, il famoso semiologo. Parigi, esterno giorno, il 25 febbraio del 1980, Barthes, il semiologo, uscendo dal Collège de France dove insegnava, viene investito da un furgone e un mese più tardi muore. Questo è vero, è successo. Il commissario Jacques Bayard, ma qui siamo nel romanzo, nella funzione di Binet, sospetta che non si sia trattato di un incidente, ma che Barthes sia rimasto vittima di un attentato, di un complotto, e nelle indagini si avvale dell'aiuto di uno studente di linguistica, un giovane studente universitario. I due scoprono così che Barthes, siamo sempre nel romanzo, nella finzione, conservava un misterioso documento nel quale veniva dimostrata l'esistenza di una settima funzione del linguaggio in aggiunta alle sei già ipotizzate, teorizzate dal grande linguista Roman Jakobson. Non ve l'elenco per non annoiarvi, ma insomma una settima funzione del linguaggio, cioè quella della persuasione occulta, siamo sempre nel romanzo, nella funzione, in grado questa settima funzione, per chi ne avesse compreso i meccanismi, di fornire tutti gli elementi per suggestionare le persone attraverso un uso abilissimo della retorica e della oralità. Nella finzione del romanzo di Binet, a questo documento di Barthes si mettono a dare la caccia un po' tutti: i linguisti seguaci di Barthes, i suoi detrattori, lo spionaggio russo, il presidente di allora in Francia, Valéry Giscard d'Estaing, il suo rivale, che poi sarebbe stato eletto anche nella realtà, François Mitterrand, il quale Mitterrand, nel romanzo, ha pranzato con Barthes proprio prima dell'incidente ed è alla ricerca di tutti i mezzi possibili per vincere le prossime elezioni, quelle che poi nella realtà avrebbe vinto, ma anche nel romanzo. Al punto, Mitterrand, da riuscire a impossessarsi di questo documento e tenerlo nascosto, con l'intenzione di usarlo segretamente al momento giusto per raggiungere il suo scopo, cioè farsi eleggere. Questo è un romanzo che mi invita a leggere, molto divertente anche. Ma non è tanto di Mitterrand o della storia che voglio parlarvi in questo momento. Voglio parlarvi invece di Roland Barthes, il linguista, perché ci consiglia delle riflessioni credo utili rispetto a quello che stiamo cercando di dire, di vedere insieme. Roland Barthes, durante la lezione inaugurale del corso di semiologia letteraria al Collège de France nel 1977, aveva pronunciato la celebre provocatoria frase: la lingua è fascista. La lingua, come esecuzione di ogni linguaggio, non è né reazionaria né progressista, diceva Barthes. Essa è semplicemente fascista, perché il fascismo non è impedire di dire, ma obbligare a dire. Qui Barthes si pone e ci pone il problema del rapporto non solo tra la lingua e il potere, ma anche tra la semiologia, cioè la scienza che studia l'interpretazione del messaggio, e il potere. Già nel 1973, nel suo articolo, ecco qui, lo vedete tra l'altro parte in questa lezione inaugurale, già nel 1973 nel suo articolo La divisione delle lingue, dei linguaggi anzi, aveva parlato Barthes di un discorso sottomesso al potere, che lavora all'ombra del potere, e discorso fuori dal potere, cioè opposto al potere. La descrizione di entrambi questi discorsi, tuttavia, si basa su figure dell'intimidazione, secondo Barthes, e mette al centro lo scopo di impedire all'altro di parlare, di prendere parola. Da cui, diceva Barthes, il compito fondamentale degli intellettuali, e cioè non soltanto criticare il senso comune, ma anche verificare costantemente il proprio metodo interpretativo, la propria aderenza o opposizione al discorso del potere. Qui Barthes, siamo nel 73, sembra dialogare idealmente con Pier Paolo Pasolini intorno al concetto di fascismo, intorno alla forma più pervasiva di potere. Per Barthes, infatti, il nuovo fascismo
non è soltanto quello che diceva Pasolini, no? Senza divise, libertino, consumistico, qualcuno ricorderà Salò di Pasolini, culturalmente genocida, alienante. Per Barth il fascismo ha due forme e per questo è estremamente pericoloso: il fascismo sistema e il fascismo sostanza, il quale, fascismo sostanza, è strutturale allo stesso pensiero politico. Forte, eh? La critica di Pasolini, quindi, secondo Barth, non è più sufficiente. Il fascismo è in ogni relazione di potere, diceva Barth, anche in quello intellettuale, anche nelle mitologie progressiste. E il fascismo, secondo Barth, ovunque vi siano gruppi di pressione, vi sia discorso persuasivo, vi siano ragioni da far prevalere sulle altre. Nel 77, in occasione di questa lezione al Collège de France, Barth chiude a suo modo un cerchio. Non è solo un problema di discorso, è lo stesso sistema del linguaggio, sostiene Barth provocatoriamente, che aggredisce, ferisce e si struttura come sistema di potere profondo. La malattia, dice Barth, sta già nel codice, non solo nel suo uso e abuso, nel codice. Non lingua e congiunzione potere, quindi, secondo Barth, ma lingua e verbo potere. Ma allora, se il linguaggio è esso stesso malattia, che cosa si può fare? Siamo condannati al silenzio, all'afasia, al massimo a un urlo straziante di vuoto, di impotenza comunicativa, con cui esplode, per esempio, lo vedete nella slide, il dolore esistenziale del personaggio dell'industriale, al termine del film Teorema di Pasolini, un grido straziante, no? E invece, se attraverso la metafora del linguaggio malattia, Barth non avesse voluto dirci qualcos'altro, non avesse voluto suggerire che la cura, l'unica cura possibile, risiede proprio nella consapevolezza del linguaggio e nel nostro dovere di esercitarla criticamente. Chissà. Può il linguaggio, la domanda è questa, essere allo stesso tempo cura della propria malattia? Prendiamola alla larga, adesso devo andare un po' veloce perché il tempo scorre molto velocemente. Gli esempi di linguaggio cura sono pieni testi di antropologia e le scritture religiose. Pensate all'antropologia, cito Campione e vi faccio vedere tre importanti antropologi. Nel potere magico delle parole, l'antropologo dello Sri Lanka Tambia, lo vedete nella prima immagine a sinistra, cattedratico a Harvard, si soffermava sull'importanza delle parole magiche nei rituali, la recitazione di preghiere, benedizioni, incantesimi, formule sacre, quindi il linguaggio che cura se usato in questo modo, no? In alcune popolazioni. Claude Lévi-Strauss, l'antropologo che vedete in mezzo, già nell'Efficacia simbolica, 1949, parlava di guaritori che usavano il linguaggio e manipolavano col linguaggio un po' anche la realtà, che usavano simboli e metafore per ritualizzare le tensioni tra il paziente e la malattia e anche per condizionare queste tensioni. Gli sciamani, ad esempio, diceva Lévi-Strauss, del popolo dei Kuna, Centro America, aiutavano le donne a partorire accompagnando le doti e il parto con canti che inserivano l'esperienza delle donne in un'ampia cosmologia, cercando di lenire le sofferenze delle partorienti con delle metafore e delle analogie attraverso le parole, appunto. E ancora, il decano degli antropologi europei, Malinowski, l'ultima immagine, già nel 1935, nella sua fondamentale etnografia della parola magica, aveva capito che in alcune comunità tradizionali le parole sacre non erano tanto un veicolo per esprimere idee, quanto un mezzo per avere effetti e conseguenze sulla realtà. Erano atti verbali, no, che mettevano in moto appunto dei mondi, direbbe Baudelaire. Il linguaggio quindi era azione generatrice di cambiamento, aveva un potere anche sull'ambiente, non solo descrivendolo, ma modificandolo. E nominare una cosa, diceva Malinowski, significava dominarla, non soltanto descriverla. E quindi lo sciamano diventava potente anche nell'uso della parola. Le religioni poi sono da sempre ricche di esempi di parola cura. Nell'Islam, per esempio, il canto ripetuto dei nomi di Allah viene recitato in pratiche rituali di guarigione. La parola Salim, che evoca benessere, integrità, pace e sicurezza, ha la stessa radice, SLM, di Islam, ovvero pacificare donandosi ad Allah. Oppure pensate al Salmo biblico 17, nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni, mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte, la parola che salva.
o ancora nelle guarigioni collettive delle chiese pentecostali. La parola ha una forza curatrice, ha una valenza sociale. La cura religiosa ha una dimensione pubblica da vivere insieme, diventa una sorta di spettacolo, canti, musiche, danze, simboli carmatici. La terapia si svolge come uno show collettivo a cui tutti sono invitati a partecipare, perché la malattia del singolo, e questo del cuore, rimanda a un malessere più generale, non è soltanto suo, ma anche una malattia della collettività, e quindi il guaritore deve battersi contro le forze maligne che provocano il disagio dell'individuo, ma che poi provocano anche il malessere della collettività. E quindi la sfida è quella, la parola che diventa cura collettiva per questo tipo di interpretazione. Esiste anche una parola cura laica, pensateci, ce ne sono tanti esempi. Pensate alla parola letteraria che allontana la morte, la Scheherazade delle Mille e Una Notte, la parola dei giovani del Decameron che allontanano la peste con 100 novelle, le pagine del Tristan Shandy di Stern, in cui il protagonista fugge letteralmente dalla morte grazie a continue divagazioni, e la parola che allontana la morte, che la sposta in là. E anche l'intera favola raccontata da Gianni Rodari, C'era due volte il barone Lamberto. Come noto, Rodari se ne intendeva di parole che fanno qualcosa. Basti ricordare la sua poesia Le parole, diventata celebre nella versione musicata da Sergio Endrigo nel 1977. No? Diceva questa canzone, che è il testo di Rodari, abbiamo parole per vendere, per comprare, ma abbiamo parole per fingere, per ferire, fare il solletico, cioè la parola che ha tante funzioni, tanti usi. E dice alla fine della canzone, Endrigo sul testo di Rodari, andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Ma in questo racconto c'era due volte il barone Lamberto, le parole servono per allontanare la morte. Non so se qualcuno di voi l'ha letto, un racconto godibilissimo di Gianni Rodari. Anzi, addirittura per ringiovanire, riportare in vita, far resuscitare. Non so se ve la ricordate, la storia del barone Lamberto, appunto. Siamo sull'isola di San Giulio, Lago d'Orta, Piemonte. Un vecchio ricchissimo barone di nome Lamberto, che ha 24 diverse patologie, quindi c'ha tutto quello che potete immaginare, su un consiglio di un santone, decide di assumere delle persone che a turno ripetono il suo nome. Le loro voci saranno così diffuse per tutta la villa, su quest'isola. Lamberto, Lamberto, Lamberto. E dopo alcune settimane di questa cantilena, il barone comincia miracolosamente a ringiovanire. Gli spuntano i capelli, di nuovo, la pelle diventa di nuovo liscia. Delle 24 patologie che aveva, non c'è più neanche l'ombra. Di punto in bianco si ritrova il corpo di un quarantenne, questo barone Lamberto, mica male, Spavaldo, energico, allenato. La storia si complica però quando sull'isola arriva una banda di malviventi che rapisce il barone per chiedere un riscatto. E soprattutto quando il nipote del barone, Ottavio, che è un noto perdigiorno, che voleva solo l'eredità, pieno di debiti, decide lui di uccidere lo zio, somministrando del sonnifero alle persone che sono state assunte per ripetere il nome. Così se il nome non si sente più, il barone invecchia di nuovo e muore. No? Questo è il senso. Quindi, non sentendo più pronunciare il nome, il barone muore di colpo in piena notte. Essendo di Gianni Rodari, però la storia non può finire qui, evidentemente. Avete già intuito come finisce. I rapitori vanno via perché il barone è morto, non possono più avere nessun riscatto. Anselmo, il maggiordomo fedelissimo del barone, organizza dei funerali sull'isola. E qui avviene una specie di miracolo, perché chi viene, chi accorre al funerale, il continuo vociare delle persone che sono lì in questa funzione, oh Lamberto, Lamberto, cosa fa Lamberto? Questo nome Lamberto che viene pronunciato centinaia di volte. E quindi riporta in vita il barone. Le sei persone assunte, che sono ancora sull'isola, non sono ancora andate via, iniziano quindi anche loro a dire Lamberto, 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 sempre più velocemente. E il nobile torna in vita, addirittura diventa un ragazzo di 13 anni. Rodari lascia un finale e anche una morale della storia aperti, come ha uso lui, pare, no? Come un grande cantastorie, narratore che era. Tuttavia non si può certo negare che questo suo breve romanzo, oltre che un apologo politico, e uno splendido rovesciamento degli stereotipi sul potere curativo della parola, appunto, no? Il potere del nome che diventa cura, no? Non si può negare che appunto ci dia un sacco di elementi per riflettere. Perché la parola qui non è soltanto quella individuale, è quella di una comunità, quella del funerale, no? Che ripete il nome del barone. E quindi dalla cura individuale si passa alla cura collettiva.
nella fantasia ovviamente di Gianni Rodari. Quale altra pratica della cura conosciamo? Certamente la psicoterapia, nel rapporto tra paziente e terapeuta, mediante appunto la parola, o l'effetto placebo anche, no? Per cui alcune parole di speranza possono innescare nel cervello del malato i medesimi meccanismi dei farmaci. Lo sa anche la neuroscienza, è stato dimostrato, attivando queste parole le stesse vie biochimiche della morfina o dell'aspirina, come ci dimostrano i trial clinici eseguiti dal neurofisiologo Fabrizio Benedetti, per esempio quello che ha coinvolto la paziente Cornelia, afflitta da acuti dolori post-operatori. Qui, ecco, qui è Lamberto, qui è Cornelia che racconta, adesso per ragioni di tempo non vi leggerò tutto il suo racconto, date un'occhiata al testo, questa Cornelia che dimostra che l'effetto placebo della parola può essere reale, alcune parole fanno stare meglio il paziente, nella psicoterapia e appunto nella cura con l'effetto placebo. Lo lascio lì, non ho tempo di leggerlo tutto. Quindi lei che sente anche meno dolore dopo che le parole le sono state dette e raccontate. Questo brano qui ci dimostra che effettivamente le parole sono un farmaco, quasi letteralmente, la parola che guarisce, come un farmaco. Ecco la farmacia del linguaggio, no? Ma non è sugli aspetti clinici che voglio adesso soffermarmi, andando poi verso un po' la fine di questo mio racconto, c'è ancora qualche minuto, non temete che annoierò ancora per qualche minuto. Ma voglio, ecco, non voglio dilungarmi troppo su questo perché salgo un argomento così bello, importante, la psicoterapia, la parola, no, della terapia, che sarebbe un peccato così vanificarlo in pochi minuti. Voglio però concentrarmi su un'altra questione, sull'uso appunto collettivo della parola, non soltanto medico-paziente, l'uso collettivo della parola, che diventa cura del linguaggio e cura di chi sente la parola. E quindi voglio concentrarmi sull'attenzione, no? Voglio mettere la mia attenzione sulle relazioni di potere che il linguaggio esercita e al potere che noi, come comunità, possiamo esercitare sul linguaggio stesso. In questo senso è interessante dare un'occhiata alla terminologia con cui ci riferiamo alla malattia. In italiano il termine malattia ha uno spettro semantico piuttosto ampio, può significare uno stato patologico, la sua percezione da parte del paziente, le conseguenze sul piano fisico o sociale. In inglese invece abbiamo tre termini diversi, che ve li faccio vedere. Illness indica l'esperienza soggettiva del malessere, lo stato di sofferenza così come viene percepito da chi soffre. Disease è invece il termine medico, la condizione patologica oggettiva. Sickness contiene in sé il significato sociale dello star male. Potremmo dire che è il ruolo sociale attribuito al malato nel momento della diagnosi. Questa distinzione tra condizione oggettiva e percezione soggettiva è anche riflessa, se ci pensiamo bene, nella differenza tra segno, cioè qualunque manifestazione della malattia che può essere accertata da un medico attraverso l'esame del corpo, e sintomo, cioè la percezione della malattia raccontata da chi ne è affetto. Da un punto di vista antropologico, il sintomo è anzi un piccolo racconto che il paziente fa e che cerca di comunicare per raccontare la propria esperienza, un racconto ricco di riferimenti culturali collocati in uno specifico contesto, proprio per cogliere la complessità della trasformazione corporea prodotta dall'esperienza del malessere e i significati di questo racconto da parte del paziente, appunto. Una corrente di studi dell'antropologia negli Stati Uniti, a Harvard di nuovo, ha sperimentato la metodologia del racconto appunto della malattia, delle fonti narrative, dei malati che raccontano, utilizzando per capire, no, che cos'è la malattia. Qui l'antropologo e anche psichiatra Arthur Kleinman nei primi anni 70. Questo approccio ha avuto un impatto enorme, con l'obiettivo di sottrarre la definizione della malattia a un codice solamente biomedico e oggettivo, ponendo invece al centro la dimensione culturale, ma anche soggettiva, del malessere. Il malessere modifica non solo la percezione del corpo, ma anche dell'habitat e del modo stesso di stare al mondo delle persone malate. Al contempo, evidenzia il bisogno per il malato di comunicare la propria malattia in forma accessibile agli altri e socialmente condivisibili. Quindi il soggetto, il malato, cerca di usare tutti gli strumenti narrativi che ha per comunicare, per articolare il suo racconto. Ma questa narrazione non si radica unicamente nel vissuto individuale della malattia, si configura anzi come un racconto, un resoconto storico-culturale in quel contesto, una serie di emozioni, credenze, scelte, che vengono elaborate da chi soffre per rappresentare la malattia e la sua incidenza
né il contesto in cui si vive. Il racconto quindi mette in gioco non solo la dimensione soggettiva del malessere, ma anche la produzione di significati culturali, di relazioni sociali, di rapporti economico-politici. Questo attraverso la illness, quindi l'aspetto più sociale della malattia, e anche la messa in discussione dei processi di costruzione storica dello stesso discorso medico, se ci pensate. Cioè, facendo più attenzione agli aspetti sociali, si cerca di socializzare la malattia, non è soltanto il medico che ha le chiavi dell'interpretazione. E quindi ogni atto terapeutico è visto come un confronto di poteri e discorsi che si gioca non solo in campo medico, ma anche e soprattutto in campo sociopolitico. Nei rapporti di forza, nella socializzazione del malessere, avrebbe detto Ivan Illich, il famosissimo pedagogista, qui si gioca la descrizione della malattia e della cura. La relazione medico-paziente viene così inserita in un campo di relazioni più ampio. Per esempio, le politiche sanitarie di uno Stato, se c'è la socializzazione della malattia, anche della cura, o i diritti e le sofferenze dei familiari del malato, o della comunità, o i conflitti sociali e politici nel caso di malattie derivanti dal lavoro, come ad esempio la silicosi, è stato studiato. Nel caso della silicosi, le relazioni sociali non producono soltanto la malattia del minatore, la illness, no? Quella che è avvertita al malato stesso, ma anche la categoria biomedica, il disease, la sua descrizione, che non può essere oggettiva perché riflette rapporti di forza, cioè si descrive quella malattia, la silicosi, per giustificare quello che è successo, per discolpare il datore di lavoro. La descrizione della malattia stessa diventa un modo per rappresentare che non è completo. Bisogna socializzare evidentemente il racconto. Che cos'è la silicosi per una comunità? Non lo può dire un medico, evidentemente, non soltanto. Perché vi dico tutto questo? E andiamo verso la conclusione di questo mio racconto, sperando di essere stato efficace nel farmi seguire. Prendiamo le coppie di termini salute e malattia o malattia cura, in italiano adesso. Se le dinamiche di potere che regolano i processi di salute e malattia restano nascoste, non le vediamo perché sono di dominio solo di alcuni specialismi, allora la dialettica salute-malattia si presenta come un'opposizione naturale, cioè ti succede quello, hai dei sintomi, ti ammali, è naturale che sia così. Se invece si esplorano le interazioni tra benessere fisico, politica, economia, allora la salute si presenta come la possibilità o meno di accedere alle risorse materiali e immateriali che garantiscono il benessere e la cura. Un po' astratto, ma adesso vado a stringere. E la malattia quindi può anche essere il risultato di diseguaglianza, non soltanto come la conseguenza naturale di una serie di sintomi e di segni. Secondo Didier Fassin, docente di filosofia morale al Collège de France, la salute quindi sarebbe il prodotto delle lotte che i diversi attori sociali mettono in atto, contendendosi o negoziando il significato stesso del termine salute. Nella gestione politica della salute, lo Stato svolgerebbe dunque un ruolo centrale nella continua ridefinizione del concetto di salute e nell'accesso alle risorse che garantiscono il benessere. Qui non è soltanto più medico-paziente, la presenza, se socializziamo la malattia e la cura, è la presenza dello Stato, delle strutture, del welfare state. In una conferenza sulla storia della medicina tenuta in Brasile nel 1974, il filosofo Michel Foucault, che dovremmo avere qui, collocava in un decennio cruciale per l'Europa occidentale, quello tra il 1940 e il 1950, la genesi di una nuova attenzione intellettuale, economica e politica alla salute, la nascita cioè di un diritto alla salute che regola il rapporto tra l'individuo e lo Stato, vedete, la socializzazione. Proprio in quel periodo, non a caso, prende forma il cosiddetto rapporto Beveridge, dal nome del suo estensore, l'economista britannico William Beveridge, che nella Gran Bretagna del secondo dopoguerra, e anche laburista, appunto, introdusse il welfare state per come lo conosciamo. Lo Stato sociale nasce lì, col piano Beveridge, quello che anche noi conosciamo in Italia. E secondo il quale, lo Stato sociale, lo Stato si deve far carico della salute dei cittadini, non solo perché i cittadini sono una forza produttiva, ma perché sono titolari del diritto di mantenere il proprio corpo in buona salute. Ovvero, il concetto di Stato a servizio dell'individuo in buona salute si sostituisce al concetto di individuo in buona salute al servizio dello Stato. Con il rapporto Beveridge, per esempio, si ha il diritto di assentarsi dal lavoro per motivi di salute, pagati, no? E le cure del lavoratore non sono più a carico del singolo, ma dello Stato. Salute, corpo e malattia diventano così un terreno cruciale di rivendicazione politica in Gran Bretagna e poi in tutta Europa. E la lotta politica per la salute diventa un tema centrale nel dibattito democratico e durante, per esempio, le campagne elettorali.
Non solo, con questa socializzazione della salute e della malattia, la povertà intesa come debolezza sociale ed economica viene ora vista non come una colpa individuale. Sei povero, sei malato, è colpa tua, i sintomi sono tuoi, te li gestisci o c'è il medico che ti aiuta, ma come una mancanza di salute pubblica. E l'esperienza individuale della malattia diventa un processo sociale dove le diseguaglianze strutturali giocano un ruolo fondamentale, che si può cogliere soltanto mettendosi in ascolto delle persone e della società. Come ci spiega Umberto Curi nel suo saggio Le parole della cura, il significato originario del termine greco terapeia, terapia, è servizio. Dunque letteralmente servitore, colui che svolge la funzione di terapeuta. Nell'Eliade Patroclo, che potrebbe essere qui, ecco, nell'Eliade Patroclo è presentato come il terapeuta di Achille. È appunto al suo servizio perché lo assiste agendo come un suo attendente. La terapia implica obbedienza, certo, ma non si possono assolvere i compiti previsti per il terapeuta se non ponendosi totalmente al servizio del proprio assistito e dunque prestandogli obbedienza. Ma qui Umberto Curi ci dà un altro elemento di riflessione, perché obbedire deriva da ob audire, cioè porsi in ascolto. E quindi obbediente è colui che si fa terapeuta di un altro, ponendosi al suo servizio ma ascoltandolo. Il ruolo di Patroclo è il risultato di una libera scelta, non è obbligato a essere nell'idea del terapeuta di Achille, ma si mette appunto totalmente al suo servizio. È l'incarnazione genuina della figura del terapeuta, non tanto perché fa qualcosa per Achille, quanto perché si dispone a udirlo, ascoltarlo, accoglierlo. Questa ampiezza semantica si ritrova anche nel termine latino che corrisponde quasi letteralmente alla parola greca terapia, cioè cura, l'abbiamo già citato tante volte, che sarebbe infatti indicare anzitutto la sollecitudine, la premura, l'interesse per qualcuno, anche per qualche cosa, senza che questa disposizione debba concretizzarsi in un atto definito. Avere cura nei confronti di qualcuno, I care, no? Quello di Obama, per esempio, vuol dire per prima cosa stare in pensiero, prendere a cuore, essere preoccupati per lui o per lei. Ascoltare, prendere a cuore, stare in pensiero. Questa breve ricognizione etimologica fa emergere uno snodo, secondo me, centrale all'origine della nostra tradizione culturale, cosiddetta occidentale. Le parole designano la cura, che designano la cura, alludono a una condizione soggettiva, prima che oggettiva, alla disposizione di chi si preoccupa e dunque si mette a servizio di, prima che soltanto una prassi medica o tecnica. Ciò che i termini antichi evidenziano non è tanto la messa in campo di rimedi specifici da parte del medico, ma la presenza di una sua preoccupazione genuina per la persona da assistere. Per essere fedele al suo mandato, il medico della Grecia antica, ma ancora oggi, il giuramento di Ippocrate, il medico ippocratico infatti è mosso da premura e sollecitudine nei confronti di colui che gli è stato affidato, dico lei, che è stata affidata, indipendentemente dal fatto che questa attitudine si traduca immediatamente nella somministrazione di farmaci o in pratiche terapeutiche. Quindi, l'idea di fondo che ricaviamo da tutta questa pappardella che ho cercato di raccontarvi è che il servizio più importante che possiamo rendere agli altri è quello di preoccuparci per loro, avendo a cuore la loro condizione, provando interesse per ciò che accade a loro, senza però che questo interesse coincida necessariamente con l'adesione a un protocollo, una prassi, una questione tecnica. Da qui la centralità dell'ascolto, ob audire, ricordate? Del mettersi in ascolto, ma anche del dare voce all'altro, dargli voce nella sua lingua, non solo nella nostra. Per rendere efficace la cura, infatti, occorre anche coabitare una lingua con l'altra. Oltre che uno spazio civile, un sistema di regole, coabitare una lingua. Imporre la relazione negando la lingua all'altro, infatti produce dolore, accedere alla malattia e non ci fa interrogare sul senso della cura. Siamo verso la conclusione, Silvia lo so, mi guardi con attenzione, veramente ho preso 55 minuti, ancora 5 minuti di attenzione, poi vi disperdo di me e del mio racconto. Spero di no. Nel suo libro Guardando dietro la montagna, la poetessa curda di origine turca Bejan Batur, che è qua, annota i discorsi dei curdi e delle curde oggi, paio di decenni fa, che vivono in clandestinità. Il divieto di usare la lingua madre
riemerge sempre nei racconti dei curdi e delle curde. Ed è un momento doloroso di rievocazione, quasi come rievocare una malattia. Da un secolo, come forse sapete, in Turchia la lingua è una controversa questione politica. Nel 1928, con la riforma linguistica, Ataturk abolì l'alfabeto arabo, adottato durante l'impero ottomano, e introdusse dall'oggi al domani le lettere latine. Migliaia di cittadini divennero così improvvisamente analfabeti, cioè non potevano leggere e scrivere, e ancora oggi molti giovani turchi non sanno leggere in originale gli scritti dei loro antenati. Per non parlare della lingua curda, qui c'è anche un elemento politico, geopolitico, lingua curda proibita in Turchia fino al 1991 e autorizzata nell'insegnamento scolastico soltanto a partire dal 2013. Per essere terapeuti della propria storia, per questo mi serviva questo esempio, quindi bisognerebbe anche riappropriarsi della lingua, altrimenti non si leggono i testi, non si capisce, si perde un filo con la propria storia, col proprio passato. Ma per riappropriarsi pienamente della lingua, anche quella del dolore, dolorosa, bisogna riabitarla. E questa è una bellissima lezione che riceviamo da uno straordinario poeta, Paul Celan. Paul Celan, poeta rumeno naturalizzato francese, la cui famiglia fu uccisa nei campi di sterminio nazisti. Paul Celan, che nella sua produzione poetica si confronta anche con la necessità di scrivere in tedesco la lingua dei carnefici di chi gli ha sterminato la famiglia e sul dolore di non poter dire e significare la perdita senza ricorrere proprio al tedesco. Paradosso, no? Usa il tedesco per raccontare il trauma che il tedesco e quella cultura ha causato alla sua vita, alla sua famiglia. E scrive dei versi che io trovo straordinari. Dialoghi con cortecce d'albero. Tu scorzati, vieni, scorzami dalla mia parola. Tardi com'è, e mi emoziono sempre quando leggo questi versi, scusate. Tardi com'è, così nudi e vicini alla lama vogliamo essere. Forti, eh? Emerge da questi versi un senso di impotenza ma anche di drammatica sofferta resistenza. A causa della parola e per mezzo della parola. Perché una sola cosa rimane al sicuro dalla perdita, dice Celan. Si può perdere tutto, ma una cosa rimane al sicuro dalla perdita, la lingua. Ma una lingua che spesso non ci dà risposte, che è piena anzi di vuoti, di strazi, di silenzi, di memorie violente, traumatiche, di lacerazioni. Eppure anche una lingua capace di far riaffiorare l'abisso, cioè riprendiamo l'abisso e ce ne appropriamo in qualche modo attraverso la lingua del trauma. Anzi, di farci riemergere dall'abisso. Vi ricordate i versi? Scarnificandosi, anzi scorzandosi, dicevo, guardate che bella metafora, la scorza dell'albero, scorzandoci, tagliandoci, scorzandoci, ma è l'albero, per citare appunto Celan. La lingua tedesca è quella del genocidio, Celan lo sa, ce lo dice, ma è anche il luogo di cui non si può fare a meno, che si sceglie dolorosamente di riabitare. Non abbiamo altra scelta che abitare la lingua, anzi le lingue, dolorosamente insieme, per fare i conti fino in fondo, senza negarla, con la malattia, e forse per tentare di trovare una cura. Ricordatevi la domanda di Barthes, anzi la mia domanda su Barthes, cosa facciamo se la lingua è allo stesso tempo malattia? Come facciamo a trovare una cura? Ecco, una cura che prenda via proprio dal linguaggio, si ponga come una necessità dialettica. Era così ieri, con le parole dello sterminio, con l'esperienza di Paul Celan, e così oggi, con i discorsi d'odio, quelli da cui siamo partiti. I discorsi d'odio sono l'abisso, ma sono anche la spinta attraverso l'ascolto, il darsi voce, il dare voce all'altro, la coabitazione dolorosa nel linguaggio, che ci impone di riaffiorare dall'abisso, o quantomeno di prenderne luci la coscienza. E davvero siamo in conclusione con un pezzo straordinario, sicuramente qui sarò emotivo e gli chiedo scusa fin dall'inizio. Già, perché luci la coscienza che significa? Voglio terminare questo mio racconto, che spero sia passato, che spero sia stato seguito, con le parole appunto di uno storico inglese, famoso, morto, mancato qualche anno fa, Tony Judd. Storico di fama mondiale per i suoi studi sull'Europa del secondo dopoguerra, nel 2006 Tony Judd, lo storico, fu colpito da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, che nel giro di 4 anni lo condusse a morte. Prima di rimanere completamente paralizzato,
durante il decorso della malattia, già scrisse una serie di articoli e vari memoir per lasciare memoria di sé, stava perdendo l'uso della parola. Uno di questi era dedicato proprio alla parola. Eccone un brano potentissimo, io credo. In balia di una malattia neurologica, sto, dice Giada, rapidamente perdendo il controllo delle parole. Anche se sono rimaste il mio unico tramite col mondo, si formano ancora, certo, con disciplina impeccabile e varietà intatta, nel silenzio dei miei pensieri. Dall'interno del mio cervello, dice Giada, il panorama è sempre ricco, ma non riesco più a pronunciarle con facilità. Dalla mia bocca escono suoni di vocali e consonanti sibilanti, informi e incomprensibili, perfino al mio collaboratore. Il muscolo vocale, da 60 anni mio affidabile alter ego, sta cedendo. Comunicazione, espressione, affermazione, ora sono queste le mie risorse più deboli. Presto non sarò più in grado di tradurre l'esistenza in pensiero, il pensiero in parole e le parole in comunicazione, e sarò confinato al paesaggio retorico delle mie riflessioni interiori. Oggi sono più comprensivo nei confronti di chi è costretto al silenzio, ma continuo a disprezzare il linguaggio confuso. Guardate la potenza, sta morendo, sta perdendo la parola, dice, continuo a disprezzare il linguaggio confuso, non più libero di praticarla, apprezzo più che mai l'importanza della comunicazione nella vita pubblica. Non solo il metro che ci consente di vivere insieme, ma il senso profondo di quel vivere insieme. L'abbondanza di parole in cui sono cresciuto costituiva uno spazio pubblico in sé, dice Giada. E quello che manca oggi sono proprio spazi pubblici ben tenuti. Guardate cosa sta dicendo. Sta morendo, sta perdendo non solo il senso, il dono della parola. E dice, quello su cui voglio concentrarmi sono gli spazi pubblici, nel momento in cui non li può più usare. No? Gli spazi pubblici ben tenuti. Perché, dice Giada, se le parole cadono in rovina, che cosa prenderà il loro posto? Sono tutto quello che abbiamo. Non è un brano potentissimo, io credo di sì. Lo storico, l'uomo, che mentre perde l'uso della parola, accerchiato dalla malattia, riscopre l'importanza della parola collettiva nello spazio pubblico come unica cura, come unico rimedio. E lo fa passando, notate anche il linguaggio che ho usato, dall'io, del malato terminale, al noi, noi che gli sopravviverà. Infatti dice, sono tutto quello che abbiamo, noi, in questo senso collettivo. Usa la prima persona plurale già, come ultima forma di speranza contro la malattia, come ultima forma di resistenza. E ci invita a cercare una risposta alla domanda da cui siamo partiti. Vi ricordate? Se il linguaggio è malattia, come può essere anticura? E allora la mia risposta è, ve la lascio, ve la consegno, stasera. È possibile forse che il linguaggio sia anche cura? Se le parole della cura partono dalla cura collettiva delle parole. Ce lo sta dicendo già, sul punto di morte. Se ci facciamo comunità di terapeuti, ricordate il senso, terapeuta è quello che ascolta, si mette a servizio, che si pone all'ascolto, che si fa e accoglie la voce, che reimpara a coabitare le relazioni, le lingue, gli spazi sociali. Perché? Noi siamo il linguaggio, noi siamo le parole, quello che ci dice Tony Giada. Ma ci dice anche, e se le parole cadono in rovina, che cosa prenderà al loro posto? Grazie. Sapevo che mi farei piacere. Grazie, grazie della pazienza, del vostro tempo. Grazie. Ora bevi un goccino di acqua così ti riprendi un attimo. Dovete sapere che è qualche giorno che sapevo il contenuto del monologo, insomma avendo lavorato anche con il libro, e mi sono sempre chiesta se la presentazione della rassegna avrei dovuto farla prima o dopo il monologo, perché pensavo prima, no, volevo dare parola e profondità. Dopo, mi sembra che tutto quello che andremo a dirci sia così effimero, però ci proviamo lo stesso. Allora, io ora, piano piano, vorrei un po' presentarvi tutte le persone che collaborano a questo progetto, ringraziarle, tra l'altro le sono appuntate perché sennò poi magari mi dimentico qualcuno,
e questo mi dispiacerebbe molto. E, allora, intanto vorrei chiamare con me un attimo sul palco Giacomo Alberto Vieri, che è un giornalista che ci dà una mano sempre, tra l'altro è amico anche di Federico, insomma si sono già incontrati in altre interviste, per affrontare proprio la prima novità di quest'anno. Il cartellone là e il cartellone di tutti gli eventi, quest'anno sono 8, quindi ne abbiamo aggiunto uno. Ogni evento però è caratterizzato dalla presentazione di una parola, e quindi vorrei lasciare a te illustrare questa novità e poi fare la prima domanda anche a Federico. Buonasera a tutti e a tutti. Un po' una catena di ringraziamenti e di ripresentazioni, perché nel presentare le parole io ovviamente non posso che presentarvi insomma le installazioni artistiche di Chiara Scalabrino, che accompagnano insomma e sono ben visibili su questo palco, una delle quali era stata scelta proprio da Silvia insomma e dalle organizzatori, dai curatori di Autori in Mantina quest'anno per il tuo primo incontro ed è quella laggiù, è Magia. E pensando un po' ad un testo tuo che ha breve lezioni sul linguaggio, insomma, di cui noi abbiamo parlato a Firenze quando ci siamo incontrati la prima volta, ti vorrei chiedere proprio il senso di questa parola per te, e anche no, hai ampiamente parlato della terapia, no? Sì. Del linguaggio come terapia, però anche delle parole come magia, sì. E come bellezza. Sì, assolutamente, grazie. Tanto grazie ancora, io mi sono dovuto riprendere un attimo, perché ogni volta che interpreto questo testo poi lo sento, spero si sia percepito, e soprattutto con questa ultima citazione a proposito di magia delle parole, la magia del linguaggio che davvero ci dà moltissimo oltre al significato letterale. La magia è linguaggio, è magia, mi verrebbe da dire. Il linguaggio è offesa, il linguaggio l'abbiamo visto stasera nella prima parte, il linguaggio è offesa, il linguaggio è vituperio, il linguaggio è ingiuria, il linguaggio è odio, ma il linguaggio è anche magia, perché è quello che ci consente di fare quello che stiamo facendo, perché il linguaggio è magia quando diventa appunto terapia. L'abbiamo visto anche i nostri antropologi, no? La magia del linguaggio in alcune collettività che diventa cura collettiva, il rituale del linguaggio che diventa appunto qualcosa di irrazionale ma che serve alla comunità per stare insieme. E allora in quel libro che si intitolava Brevi lezioni sul linguaggio io affronto proprio la magia del linguaggio, se mi chiedo non le lingue, l'italiano, il francese, il tedesco, cioè il linguaggio, la nostra facoltà, la facoltà del linguaggio che è umana, no? Che cos'ha? Com'è possibile che solo noi, apparentemente, non sappiamo ancora moltissimo, non sappiamo tutto del linguaggio animale, ma certamente il linguaggio che noi abbiamo lavorato è qualcosa di molto complesso. Com'è possibile che sia successo a noi, che sia capitato a noi? Qual è questa magia? E allora in un libro, e quando insegno anche, ho un corso che fa proprio questo, cerco di ricostruire anche un po' l'evoluzione del linguaggio, no? Da quando ci esprimevamo con pochi simboli fino al linguaggio che usiamo oggi, che ci ha fatto diventare la specie più potente, invasiva, distruttiva del pianeta, ma anche quella che comunica di più, in forma più articolata, probabilmente. Allora la magia del linguaggio è davvero, lo dico sempre ai miei studenti, no? Con una battuta lo dico. Quando andate in discoteca e mettete le casse, no? Vicino alle orecchie, attenzione, perché le orecchie, tutto l'apparato che abbiamo, fono articolatorio, c'è uno straordinario strumento magico che l'evoluzione ci ha dato. No? Vi faccio un esempio solo, abbiamo le corde vocali che ci distinguono i suoni in sordi e sonori, già solo quella distinzione ci apre dei mondi, non vi annoio con delle questioni tecniche, ma insomma, questa roba qui, che si è sviluppata in centinaia di migliaia di anni, è quella che ci permette di avere un piccolo campionario di suoni, piccolo, 24, 25, dipende dalle lingue, fonemi, no? Suoni, significanti, con cui possiamo produrre qualsiasi cosa ci passi per la testa. Certo, ci sono anche dei limiti, i limiti per esempio del respiro, della voce, del fiato che abbiamo in corpo, non è che possiamo parlare all'infinito, tuttavia possiamo combinare quegli elementi in modo creativo, magico, per costruire dei mondi. Lo diceva, abbiamo ascoltato Rodari, l'abbiamo visto, no? Con un po', con gli esempi che ho provato a fare stasera. Ecco, questa è la magia del linguaggio, cioè l'evoluzione che ci dà qualche suono molto particolare e molto complesso, attenzione, perché per sviluppare questa roba qui, che va dai polmoni fino alla canna nasale, ci abbiamo messo centinaia di migliaia di anni, e per fare alcuni suoni, le vocali sono suoni complessissimi da fare, no? Cioè, c'è un'energia spinta
delle frequenze che si intrecciano, no? Ma quei pochi suoni ci fanno produrre qualsiasi cosa. Ecco, non è che gli altri animali non abbiano suoni vocali, cioè, ce li hanno anche. Anche le scimmie, i primati hanno delle vocali, non tutte quelle che abbiamo noi. Tuttavia hanno uno spettro più limitato di comunicazione, perché non possono fare quel gioco combinatorio nel modo in cui lo facciamo noi. La magia del linguaggio è la combinazione di pochi elementi datici dall'evoluzione che ci permette di inventare, comunicare, condividere mondi con la parola. La magia del linguaggio. Allora, poi vorrei ringraziare lo staff, perché sì, ci sono un sacco di persone che lavorano per questo progetto tutto l'anno, in maniera costante. Sono Angelo Erofarulla, che è il giornalista che si occupa della nostra rassegna stampa, Pietro Barsotti, che segue i nostri social. Quest'anno abbiamo anche Eva, che invece sarà al banchetto e sarà la nostra promoter, che girerà anche per il paese a rilasciare insomma tutti i Deplian e la pubblicità. E, un'altra novità sono due appuntamenti che abbiamo aggiunto dedicati ai bambini, quindi avremo due presentazioni di libri per bambini con rispettivi laboratori e spettacoli teatrali. Quindi credo che veramente quest'anno riusciremo a coprire tutte le età e tutti i gusti. A questo punto però bisognerebbe che venisse sul palco con noi Chiara, e Chiara verrà sul palco con noi in duplice veste, in rappresentanza del comune, prima, poi inviteremo il sindaco dopo, e poi dovrebbero venire su dei ragazzi, sono della quarta grafico, se venite su anche voi, perché così vi spieghiamo un'altra iniziativa che è sempre legata a Autori in Vantina. È il secondo anno, l'anno scorso la stessa classe ha lavorato con un PCTO con l'autrice De Ragheno, e quest'anno invece ha lavorato proprio con il libro di Federico. E, vabbè, lascio parlare Chiara di questa iniziativa, la spieghi tu? Buonasera, tanto grazie. Ho anche portato un pezzo di colleghi, quindi insomma grazie di essere venuti da lontano. Allora, l'obiettivo di Autori in Mattina iniziale era quello di intanto occupare uno spazio che non veniva usato da tanto tempo e di occuparlo bene, cioè insomma l'abbiamo guardato, abbiamo un po' osservato col sindaco che cosa c'era, chi lo occupava, chi ci passava le serate, e la domanda che io mi ero fatta era: ma come faccio io qui a fare qualcosa che effettivamente porti la gente in piazza? No, si veniva dal Covid 2020, l'abbiamo già detto un sacco di volte. E poi io pensi, come ci trovavo i miei studenti lì alla Vantina, no? E dico, ma come faccio a portarci i ragazzi e a fare qualcosa di educativo, no? E ce l'ho portati, quindi insomma sono, io mi emoziono quando parlo di voi, quindi anche lì. Comunque, insomma, l'obiettivo di Autori in Vantina l'abbiamo raggiunto, abbiamo portato la gente in piazza e ci abbiamo portato i ragazzi. E quest'anno... L'anno scorso con la Geno siamo riusciti a fare delle copertine, delle proposte di copertine per un suo saggio, e quest'anno invece ci siamo un po' sdati. Grazie a un'idea di Silvia, poi con il professore di grafica, il professor Mori, siamo riusciti a creare, vedete qui dalle foto, dei farmaci che riuscissero a combattere delle emozioni negative. E infatti potete vedere, no? Abbiamo Amichevol Plus, Invidiosen, Gelosax contro Malo. Poi ovviamente loro si sono anche divertiti a fare dei giochi di parole, un moment molto vasto, antacità, ansia, umilzina, insomma, ora poi ve lo spiegheranno loro più nel dettaglio. E io vi ringrazio, è il lavoro più bello del mondo e grazie, insomma. Vabbè, ci emozioniamo, d'altra parte... insomma, io ci tengo molto a sottolineare l'importanza di questi laboratori, perché grazie proprio all'iniziativa, quindi al sindaco Montagna, che a questo punto se chiamerei anche qui con noi, se
perché insomma con questa iniziativa riusciamo a portare nelle scuole degli autori e autrici di fama internazionale, non voglio volare basso, vogliamo come ce lo meritiamo, e loro possono lavorare con loro, quindi insomma credo che sia veramente un punto di forza di Autori in Bandina. Poi stasera siamo al Flamingo e anzi ringraziamo il Flamingo che ci ha ospitato e siamo felicissimi, quindi grazie davvero dell'accoglienza. Tra le altre persone che bisogna ringraziare sicuramente la Proloco, perché comunque loro ci danno una mano molto importante, e Gianfrancesco Ballerini. Io ti darei la parola, che ne pensi? Lasciamo prima i ragazzi, dai, prima facciamo parlare i ragazzi. Allora, buonasera a tutti, in linea appunto con la scuola e con contro il linguaggio d'odio, durante quest'anno scolastico come progetto di PCTO abbiamo realizzato delle scatoline, dei packaging di farmaci che appunto vanno a combattere, come ha detto anche prima Chiara, tutte le emozioni negative o parole che spingono all'odio. E appunto ci abbiamo lavorato tanto e sì, è stato molto emozionante e anche divertente, perché comunque ci siamo sbizzarriti molto con le parole, inventarci dei nomi un po' stravaganti anche. E prima abbiamo letto il libro. Allora sì, prima abbiamo letto il libro. Abbiamo fatto anche un incontro via meeting con Federico Falloppa e ci ha raccontato un po' della sua esperienza e abbiamo realizzato appunto questi farmaci. Un'altra cosa che possiamo aggiungere, intanto buonasera, che comunque come laboratorio è stato molto educativo, perché comunque ci ha fatto conoscere tante cose che forse anche non sapevamo e di sicuro è molto utile anche al giorno d'oggi. Allora, è dura, carosella. Allora, cos'è Autori in Bandina? Autore Mantina nasce come un progetto con il quale noi ci vogliamo confrontare e parlare di certi argomenti. Non dico se sono giusti, se sono sbagliati, appartenenza, eccetera, eccetera, perché sennò si arriva fino a dopodomani. È logico che partiamo da una situazione in cui, ora io parlo dell'esperienza della mia amministrazione, in quanto a governare ragazzi che coprono praticamente tutto il fascio, cioè tutto, scusa, non volevo usare il fascio come parola, questa sorta sbagli, che coprono praticamente tutto il panorama politico. Ora io ho sempre voluto il professor Falloppa a fare questo intervento. Perché? Perché cosa cambia quando si è insieme e si è diversi anche come spirito politico, culturale, eccetera, eccetera? L'uso della parola diventa determinante, anche la mia come sindaco. Cioè io devo usare delle parole che non dico rasentano il neutro, però devono portare a bilanciare quelle che sono le singole emotività, perché se no non si riesce a stare insieme. Questa è una cosa che ci tengo molto a dire, perché Autori in Bandina è nato come una rassegna stampa, lo possiamo dire, siete venute tutte e due con un bel protocollo, avevate fatto i compiti a casa, come di ora a parte chi glielo dice questo, io lo faccio sempre come esempio, non mi sono interessato dei compiti a casa, ho detto ragazzi andate, fate e ci confrontiamo in piazza. Il confronto, quello sano, dico io, cioè il confronto dove
la parola e il pensiero diventa un momento di condivisione. Venivamo dal Covid, quindi io non sapevo, c'è stato un brutto periodo in cui il sindaco non sapeva, i ragazzi non sapendo la scuola cosa facevano, questa cosa mi emoziona ancora a me. Ed è stato forse uno dei peggiori periodi che i sindaci devono aver affrontato, sapere la gente come stava, non sapevi, usare proprio alcuni espedienti che veramente ti portavano poi la sera a fare delle riflessioni completamente diverse da quelle che facciamo. Comunque, qual è il fatto? Oggi noi ci stiamo confrontando, quindi abbiamo assistito a un monologo. Sicuramente non c'è bisogno di dirgli appartenenza politica, scusami, se devo dirlo. Comunque, qual è il fatto? Ci si confronta in maniera serena, gli argomenti sono stati forti, questi argomenti ve li portate a casa, ve li portate a scuola, noi ce li portiamo nelle nostre case e sicuramente diventano momento di confronto. E Autori Mantina è momento di confronto. Non ci dobbiamo dimenticare che con Autori in Mantina Capoliveri è stato selezionato come comune di eccellenza a Roma. Autori Mantina è questo, bisogna avere coraggio di parlare, bisogna avere coraggio di dirsi le cose e bisogna avere coraggio soprattutto di confrontarsi. Ci sono delle parole molto forti qui che sono attuali, cioè quello che sta succedendo nel mondo è una cosa grave. Cioè la guerra passa così, le guerre passano così, e intanto ci sto, tanto sono lì. No, è sbagliato. Questo modo di ragionare è sbagliato e viene perché noi non ci con il Covid non ci siamo più confrontati. Dobbiamo ritornare a quello che è la vera essenza della piazza, l'agorà, il foro, cioè dove le persone si confrontavano, parlavano serenamente e si poteva parlare di tutti gli argomenti, di ogni cosa. E questo è Autori in Mantina, e questo è il progetto che io ho sostenuto e lo sosterrò fin tanto che posso, perché è l'essenza di una comunità. Questo è importante, cioè quando noi ci troviamo alla Mantina, noi ci confrontiamo con le nostre idee, ci confrontiamo con le nostre diversità, e questa è una cosa molto importante. Questa cosa si è persa con la multimedialità, con i social, con i messaggini, il perché è scritto XCKE, ora mi viene un esempio, cioè non c'è più tempo di riflettere, cioè fermiamoci tutti un attimo, riflettiamo e forse le cose nel mondo possono migliorare, forse. Grazie. Anche il programma è costruito chiaramente sulla base degli argomenti che noi abbiamo sentito, di cui noi abbiamo sentito un'esigenza maggiore di trattare, quindi il linguaggio è sicuramente uno tra questi, quindi i primi due incontri sono proprio dedicati all'uso del linguaggio, al linguaggio ampio, alla potenza. Però accogliamo anche quelli che sono i suggerimenti e le richieste, per esempio di chi alla Mantina ha cominciato a venire con regolarità. E qui tra il pubblico stasera per esempio c'è una signora che avendo letto un libro ha detto: a me piacerebbe molto questo autore. E io ci ho pensato e mi sono consultata con Chiara e ho detto: beh, perché non dedicare luglio per esempio al mare visto in sfaccettature diverse, e quindi abbiamo deciso di invitare quest'autore che questa signora ci aveva suggerito. Quindi insomma dovrebbe proprio piano piano diventare sempre più un'iniziativa corale. E, che dirvi ancora, seguiteci sui social, seguiteci sui giornali, c'è il programma ormai pronto, puntatevi sul calendario. Cercate di esserci, perché insomma voi alla fine siete la nostra risorsa, perché se non condividiamo con voi il nostro essere qua non ha senso. Quindi io, se avete domande, avete... No, dico solo questo, mi ricordo quando venne la dottoressa Geno, diceva: sai, io sull'isola forse non ci vengo più perché odio il mare. Ora è sempre qui, cioè ora ce l'abbiamo fissa, non è scuola, è la Mantina, quindi...
Abbiamo fatto anche un po' di terapia, lei, cioè. Lei tornerà per la terza volta. Grazie davvero a tutti e a tutte, grazie all'edicola Elbana che ci seguirà tutta l'estate con le dirette, quindi insomma chi non potrà essere presente potrà vederci. Grazie Federico, veramente è stato speciale. Thank you.